I Musei Reali di Torino ospitano fino all'11 marzo la mostra dal titolo Piranesi, la fabbrica dell'utopia. Piranesi è tante cose. Piranesi è un genio titanico, è contemporaneamente un grandissimo incisore, è uno studioso dell'antico, è l'illustratore, il primo grande illustratore di tutte le memorie dell'antichità romana conosciute al suo tempo, ma lo è con la precisione dell'ingegnere e dell'architetto. Questa coincidenza di tante qualità e tante capacità inventive e professionali. In lui si unificano in una sola individualità, anzi, Piranesi è proprio la figura che insiste in maniera titanica sulla necessità di riunire in se stesso quella unità che è ancora l'erede di una antica classicità umanistica. Abbiamo voluto chiamare questa mostra come la fabbrica dell'utopia, perché è vero che la figura, le immagini di Piranesi sono tutte proiettate in una interpretazione rilanciata verso un futuro dell'immaginazione, ma contemporaneamente sono tutte fabbricabili, il che è un assurdo, ma l'assurdo è d'altra parte la misura connotante della modernità. Lo si comprende particolarmente a Torino, che è la città dove l'impatto tra la classicità e la modernità ha trovato la sua frattura più drammatica. 93, le opere esposte, in che maniera si esprimeva l'artista? Tutta questa varietà di soggetti, di immaginazione, ma anche di effetti formali e cromatici, perché Piranesi è un grande colorista, li realizza esclusivamente attraverso la tecnica dell'incisione, che sarebbe la tecnica del bianco e nero, ma che Piranesi maneggia con una tale varietà che la infinita modulazione dei timbri, dei grigi e delle variazioni intercorrenti tra il massimo bianco e il massimo nero lo rendono un sommo colorista nel bianco e nero. Quindi la sua espressione è tutta nell'acquaforte, ma vi esprime la sua sensibilità, scienza e volontà di invenzione, di archeologo, di architetto, di pittore, di decoratore.